Oggi per il venerdì dal sindaco ci troviamo nel Canavese alla scoperta di Montalenghe, comune che conta poco meno di 1000 abitanti. Ci troviamo sul versante meridionale delle colline che costituiscono la morena dell'anfiteatro di Ivrea. È qui che abbiamo incontrato la prima cittadina, Franca Rita Ladu. Io sono arrivata in questo paese da circa 14 anni, mi sono occupata quasi subito del sociale perché mi ero resa conto che non c'era un posto dove i bambini potessero soggiornare nei periodi freddi dell'anno, perché l'inverno qui è molto lungo, e quindi abbiamo cercato di rimettere a posto la casa parrocchiale, dove poi abbiamo praticamente inaugurato questo oratorio insieme ad altre mamme, e da lì è partito l'interesse molto forte per Montalenghe. Io ho iniziato anche la mia esperienza come vice sindaco nell'amministrazione Grosso, per poi essere votata come sindaco. L'interesse primario della precedente amministrazione e di questa amministrazione è logicamente quello di riportare una socialità e un turismo molto forte a Montalenghe. Puntare sul turismo significa soprattutto valorizzare un territorio che ha davvero molte carte da scoprire. Tra gli edifici di particolare importanza, situato su un promontorio nel centro del paese, circondato da un grande parco, si trova quello che oggi è chiamato il Castello di Montalenghe, bene tutelato dalla soprintendenza e costruito su una struttura preesistente del XV-XVI secolo. Qui, nel 1800, soggiornò un ospite illustre come Napoleone. All'interno del parco, sul punto più alto del promontorio, si trova un cedro di rara bellezza di circa 300 anni, un albero monumentale che vanta una circonferenza di circa 14 metri e un'altezza di 37. Dopo anni di abbandono, l'attuale proprietà sta realizzando un importante intervento di riqualificazione architettonica e naturalistica, e per la primavera sono previste aperture inedite del parco, sino ad oggi rimasto chiuso al pubblico. Oltre a questo, Montalenghe disegna la sua vocazione turistica anche attraverso la storia legata a luoghi come la Fontana della Lussana, il Masso Erratico della Pera del Vais e il Sentiero delle Pietre Bianche, sino ad arrivare al pandolce canavesano Bagolaro, dal nome dell'albero che dà ombra e strumenti al canavese, creato nel 2016 dalla storica cremeria del paese. Ma cosa c'è nel futuro di Montalenghe? L'interesse di questa amministrazione vorrebbe evolversi anche con la costruzione di un museo etnografico. Una forte eredità lasciata sempre a questo comune, c'è stata la possibilità di costruire un polifunzionale in piazza 25 Aprile che ci permette a oggi di poter sponsorizzare vari eventi, e con non solo le associazioni del loco ma anche con le associazioni esterne. E la cosa che a noi preme di più è far conoscere Montalenghe non solo per i suoi siti storici ma anche per la vita che si conduce in questo paese, perché la socialità anche nel periodo del Covid è stata molto forte e i paesani si sono proprio avvicinati rendendosi utili l'uno all'altro. E un'altra cosa molto importante qua sono gli anziani, che danno man forte veramente al paese. È una carta d'identità che manca secondo me a Montalenghe, e vorremmo istituirla a breve, è proprio un gruppo folcloristico, perché qui abbiamo le due maschere importanti, che sono la Guglienda e la Caplera, visto che in vecchia data le donne intrecciavano proprio questi capelli, da qui la Caplera, perché vorremmo aggiungere degli altri personaggi facente parte di un gruppo folk, e questo verrebbe collegato anche al museo etnografico con tutti i mestieri che si svolgevano un tempo in questo paese. Ma quanta passione ci vuole per amministrare un piccolo comune? Tanta passione. E io la ritengo una missione di un cittadino che è stato eletto dai suoi concittadini, che ha voglia di mettersi in gioco per portare sicuramente il meglio nel suo paese. Io sono sarda, non sono originaria di Montalenghe e neanche piemontese, ma credo e amo questo paese che mi ha ospitato e mi ha dato la possibilità di apportare delle modifiche per il vivere meglio di tutti. Oggi fare il sindaco non è semplice, non è mettersi una fascia e comandare, è proprio lavorare come per casa propria, con la sola differenza che questa casa è abitata da tantissime persone che sono tutti gli abitanti di Montalenghe, e capire quali sono i problemi che a volte possiamo anche non vedere e riuscire a risolverli.